Già 2018 in Oceania e in gran parte dell'Asia, fuochi d'artificio anche in Corea del Nord, per New York e Los Angeles e febbre da Capodanno. 23:59, 55 secondi, manca ormai pochissimo all'arrivo del 2018, ecco ufficialmente la mezzanotte, allora i migliori auguri da parte di giornalisti e tecnici di Rai News, le immagini che ci arrivano in diretta da Napoli, da Castellammare di Stabia per la precisione, le immagini che ci fanno vedere tutto il golfo, lo vedete che esplode illuminato dai tantissimi fuochi di artificio come proprio da tradizione napoletana, vedete il golfo completamente illuminato in queste meravigliose immagini che ci arrivano in diretta per questo inizio di 2018, festa che ovviamente non solo in Italia ma che arriva anche in tutta Europa. Allora andiamo con le immagini anche in altre capitali, partiamo da Berlino, siamo in Germania, vedete fuochi di artificio nel cielo sopra la porta di Brandeburgo, luogo centralissimo della capitale tedesca, illuminata. Vediamo immagini da altre capitali, andiamo a Parigi dove in preparazione, eccola, vedete adesso la porta di Brandeburgo proprio illuminata con questi meravigliosi fuochi di sottofondo nel cielo di Berlino. Dicevamo, andiamo a vedere anche a Parigi dove era stata preparata un'opera di video arte sul viale di Champs-Élysées, sull'Arco di Trionfo, ma adesso torniamo a Napoli, vediamo con le immagini, ecco, di nuovo il golfo illuminato da centinaia e centinaia di fuochi di artificio che stanno illuminando, sentiamo anche il rumore. Allora, queste le immagini che, lo ricordiamo, ci arrivano da Napoli, per la precisione da Castellammare di Stabia, ma ora ci colleghiamo in diretta con un'altra città italiana, andiamo a Torino, in diretta per noi c'è Martino Villosio. Sì, buonasera e buon 2018 qui dal cuore del Capodanno torinese. Torino ha appena salutato l'arrivo del nuovo anno, ma anche si è anche congedata dal 2017, un 2017 segnato anche dalla tragedia di Piazza San Carlo, la tragedia del 3 giugno, e dopo quella tragedia il Comune ha deciso appunto di organizzare questo Capodanno al chiuso in questo palazzetto costruito per le Olimpiadi del 2006, che si è riempito comunque questa sera di entusiasmo, di famiglie, una festa in sicurezza con molti controlli ai varchi di accesso, ovviamente vietate sia qui che nei dintorni che nelle piazze, vietata la vendita, la somministrazione, il consumo di bibite in vetro e in metallo, ma diciamo in questo momento qui al Palazzo Zacchi ha preso il sopravvento ovviamente la festa con Simone Cristicchi, Andrea Mingardi, Simone Cristicchi che è stato veramente mattatore di questa serata, e un'atmosfera davvero davvero di festa con qualche spazio vuoto, non tutti i 6.000 biglietti che erano disponibili ovviamente sono stati probabilmente venduti, però diciamo che Torino, con la grande ferita della vicenda di Piazza San Carlo, è comunque riuscita stasera a festeggiare un Capodanno fino a questo momento in allegria, in sicurezza, e con diciamo questa festa che continuerà alle mie spalle, continuerà fino alle 4 di notte qui in questo palazzetto con la DJ session e continuerà anche nelle strade, nei locali della città. Io vi saluto, da Torino è tutto. Grazie Martino Villosio, noi torniamo con le immagini in diretta ancora una volta a Napoli, perché guardate, sono passati ormai quasi 5 minuti dalla mezzanotte eppure i fuochi d'artificio non si fermano, anzi probabilmente stanno aumentando minuto dopo minuto. Allora ascoltiamo ancora per qualche secondo anche gli effetti sonori di queste immagini incredibili, tutto il golfo di Napoli illuminato dai fuochi d'artificio per questo 2018.
immagini di Napoli, rinnoviamo gli auguri di buon 2018 da parte di Rai News 24. Ora proseguiamo con il nostro giornale, parliamo